Bartolo Romano Dives, buona giornata internazionale del popolo Rom. Questa giornata in tutto il mondo, tutti i Rom e Sinti la festeggiano. È una giornata di orgoglio e di dignità dei Rom, è una data che significa la decisione dei Rom e dei Sinti a partecipare alla vita politica e sociale dei paesi nei quali vivono, e dunque si sono riuniti negli anni 70, i Rom del mondo, hanno creato Romani Union e hanno deciso che la bandiera dei Rom è la bandiera con i colori blu sopra del cielo, sotto verde come la terra, con in mezzo una ruota che rappresenta simbolicamente il viaggio dall'India verso l'Occidente, e un inno, Gelem Gelem, lungom ne dromenza, mala dilem bachta le romenza. Ho camminato, ho incontrato buoni amici, o rom, o giovani, anche io avevo una famiglia, ma la legione nera l'ha sterminata. Io questa giornata internazionale del popolo rom la vorrei dedicare a un personaggio eccezionale, a Johan Trollman, detto Rukkeli, un pugile sinto, un campione della Germania negli anni 30, che insomma è un po' la metafora della storia del popolo rom. Trollman era il campione della Germania negli anni 30, era un pugile famosissimo e bravissimo. Era agile, scattante, aveva uno stile simile a Muhammad Ali, lo chiamavano pugile danzante, danzava come danza da secoli il nostro popolo per schivare i pugni. E, purtroppo in quel periodo le leggi razziali e Hitler insomma, erano già in vigore e a Jochen prima hanno tolto il titolo del campione con una scusa assurda, poi insomma l'hanno costretto a combattere sul ring non col suo stile, ma con uno stile ariano che allora si considerava, cioè praticamente bisognava stare fermi e prendere pugni. E lui, in quel momento, quando l'hanno costretto a combattere con lo stile ariano, ha fatto una cosa eccezionale. Ha dato una prova di dignità e di consapevolezza di sé eccezionale. Ha deciso di prendere in giro la razza ariana e di sfidare il Terzo Reich. È andato sul ring con il corpo sparso di farina, con i capelli ossigenati da vero ariano. È stato fermo per 5 round, ha preso delle botte per 5 round e è crollato per terra dopo 5 round. Da lì è iniziata ovviamente la sua discesa come pugile, come essere umano, è finito la sua vita in un campo di concentramento in Germania. E, diciamo che questa consapevolezza di sé, Rukkeli poteva fuggire, scappare, era molto famoso in quel momento, come tanti altri sportivi, insomma, intellettuali, non è scappato, è rimasto lì e ha persino deciso di sfidare una forza come quella della Germania nazista e le leggi razziali di quel tempo. E, diciamo, fu il nostro eroe. Io vorrei festeggiare Rukkeli questo 8 aprile.